bentornati sul mio canale. Allora, oggi un nuovissimo video, i miei preferiti e scoperte del periodo. Allora, iniziamo subito. Io ho fatto un mix tra il beauty e la casa. Allora, per quanto riguarda i prodotti beauty, inizio proprio con queste che sono state più che delle scoperte e proprio sono i miei preferiti. Sono i rossetti Essence della linea Matte, molto belli, ce ne sono molti di più, mi sembra più o meno 12 colorazioni, io non sono riuscita a trovare più di queste tre che state vedendo. Allora, io ho preso le colorazioni 04, 01 e 06, vi faccio vedere al volo. Dunque, lo 04 è un bellissimo fucsia pieno, molto bello, che me l'avete visto in diversi video, eccolo qui, stupendo, molto molto opaco, quindi assolutamente consigliato, e sono, durano anche a lungo, quindi non tutta la giornata, quindi magari lo applico la mattina alle 8 più o meno a pranzo, soprattutto poi se ci mangiamo tende ad andare un pochino via, però assolutamente il colore, la texture mi piace tantissimo. Allora, questo è il fucsia, questo appunto è il numero 01 ed è il nude, eccolo qui, nude piuttosto che tende piuttosto al rosato, molto molto bello. E poi il terzo, perché appunto come vi dicevo prima sono gli unici che sono riuscita a trovare, il numero 06, che è questo rosso spettacolare che sapete mi piace tantissimo, molto molto bello. Eccolo qui, proprio completamente opachi tutti e tre, stupendi, ma nonostante siano opachi non tendono a seccare le labbra, quindi comunque lasciano sempre un minimo di idratazione, il che non ci dispiace. Secondo prodotto di beauty è questo fondotinta Maybelline Dream Satin Fluid, molto bello, è un fondotinta che è parecchio modulabile, per cui è perfetto per la mia pelle. Allora, io di solito, che è poi quello che sto indossando in questo momento, allora io ne applico proprio poco 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 e tende a fare veramente un incarnato meraviglioso, toglie tutti i rossori che sapete che sono diciamo il mio difetto principale, quindi non ho brufolazzi, cose varie, però i rossori insomma mi piace coprire bene, e questo è perfetto anche perché poi lascia un incarnato molto molto luminoso, mi piace tantissimo, è quasi tra i miei fondotinta preferiti, oltre al fondotinta minerale che sapete che sono veramente un vado matta proprio per i fondotinta minerali, anche per l'ultimo della Essence che a breve uscirà la recensione. Quindi questo ve l'ho fatto vedere. Passiamo al terzo prodotto, che è il Sanitas, si chiama, comunque è un attrezzino elettrico per fare lo scrub della pelle. Ne sono usciti tantissimi di tante marche, anche molto più costosi, anche quello di Sephora se non sbaglio, e io ho voluto provare questo qui che ho trovato qualche mese fa, perché sapete che Lidl rimette le offerte ogni 6 mesi, e quindi siccome era proprio uscito ad agosto io l'ho ripreso dopo, e quindi un paio di mesi che lo sto utilizzando ed è davvero uno dei miei preferiti, e avendo una pelle piuttosto secca mi aiuta tantissimo a togliere le pellicine secche, quindi basta veramente qualche secondo per zona, io lo faccio principalmente qui sul naso, in questa zona, soprattutto qui, il mento e anche sulla fronte, e toglie i punti neri, quindi toglie, nel senso che facendo questa pulizia parecchio approfondita non si trovano più i punti neri, quindi veramente fa un ottimo lavaggio, mi piace tantissimo, ha 3 testine di ricambio e va in base appunto all'intensità, questa è per pelli delicate, questa qui che è quella che utilizzo io, quella media, e poi quella insomma un pochino più intensa che però l'ho utilizzata ma è troppo aggressiva, non mi piace, e quindi fa proprio questo lavaggio qui, vedete che ha 2 velocità, eccola, poi 2, e quindi va passata proprio qualche secondo per ogni diciamo area, e fa veramente una pelle meravigliosa, liscissima, e da quando ho lui diciamo che gli scrub per il viso sono proprio un miraggio, non li sto più utilizzando perché l'adoro, anche perché poi lo utilizzo con i detergenti che più preferisco, quindi insomma davvero lo adoro e ve lo suggerisco. Una scoperta invece del periodo è questo sciampetto qui, molto semplice, Garnier ultra dolce, che state vedendo in pubblicità, mi piace tantissimo. Allora, di base è una crema di riso, latte d'avena, lenisce, idrata e protegge, tocco morbido e setoso. Allora, capelli delicati, l'ho voluto prendere proprio per quello, di quei shampoo insomma che si fanno al volo in 5 minuti, devo dire che anche con un solo lavaggio, avendo i capelli piuttosto insomma lunghi, mi aiuta tantissimo e insomma fa un ottimo lavaggio, non mi dispiace per niente, formula senza parabeni, non appesantisce eccetera eccetera, quindi assolutamente consigliato.
Ultimo prodotto per quanto riguarda il beauty, eccola qui questa meraviglia di spazzola per i capelli, una spazzola ovviamente elettrica, sempre marchio Silvercrest, e l'ho acquistata appunto alla Lidl, tanto la rimetterà presto in offerta. Allora, che cos'è? Praticamente sono quelle spazzole che erano uscite anche lo scorso anno, mi sembra brasiliane, insomma ne avevo viste di pubblicità anche su Facebook, meravigliose, che costavano un bel po'. Questa invece l'ho pagata mi sembra più o meno 15 euro, al comando qui, insomma come una piastra classica, solamente che tende insomma ad essere utilizzata proprio appunto come una spazzola, quindi non ha quel calore troppo forte sui capelli, e però nonostante questo tende a lisciarli. Ora, l'effetto identico della piastra no, non si ha, perché appunto la piastra, essendo fatta, no, che ha il calore sia sopra che sotto, prende il capello e lo tira, per cui tende proprio a fare una piastrare il capello perfettamente. Lei invece, con il fatto che è come una spazzola, la consiglio per chi insomma la mattina va al lavoro e si vuole dare una piastrata, avete presente dopo aver lavato i capelli che siamo tutte tipo arruffate, questa è perfetta, perché con 10-15 passate fa dei capelli veramente perfetti, bellissimi, e senza troppo rovinarli, perché appunto non ha il calore della piastra. Allora, si riscalda praticamente qui questa base rosa che state vedendo, mentre qui quando andate a appoggiarla proprio sul cuoio capelluto non vi brucia, quindi tranquillamente mettendo la mano sentite il calore ma non scotta, perché appunto la piastra che tende a riscaldarsi è proprio quella piatta, questa qui che state vedendo. Quindi se la trovate la Lidl e cercate una cosetta rapida per i vostri capelli, prendetela, perché è super consigliata. E passiamo alla casuccia. Allora, tante cosette per la casa, ho preso queste qui, sempre quasi tutti tranne uno Lidl. Allora, questa qui è una pasta molto particolare che ho preso per detergere quelle superfici un pochino più difficili, diciamo così, ed è una pasta d'argilla e ha la spugnetta dentro, e praticamente eccola qui, vedete che è una pasta proprio, non so se con la luce si vede, adesso è secca, quindi basta basta bagnare la spugnetta, si passa dentro, si strofina un pochino, fa questa schiuma, poi si passa sulla superficie. Ve la consiglio anche per il legno, perché essendo piuttosto delicata basta passarla, sapete, quando magari tende a scurirsi un pochino in piccole zone, ovviamente non su tutto il tavolo, è fatta per delle piccole zone, quindi io la passo lì, però magari vedo che si è annerito un pochino, ed è favolosa ovviamente non solo per quello ma anche per il lavandino in ceramica, è meraviglioso, ha dei granelli dentro proprio leggeri, quindi non graffia le superfici e pulisce e deterge perfettamente. Altro prodotto meraviglioso che mi piace un sacco, vediamolo, l'ho lasciati proprio per farveli vedere, sono queste pasticchette che sembrano quelle appunto della lavastoviglie, in realtà sono, tanto ve la apro, poi la utilizzerò questa sera. Sono praticamente appunto simili a quelle della lavastoviglie, solamente che si utilizzano per il bagno. Eccole qui, sono proprio delle pasticcone grosse. Come funziona? Vengono praticamente messe all'interno del water. Diciamo che vi consiglio di utilizzarlo la sera quando magari andate a dormire, in modo tale che ciascuna pasticchetta che ha contatto con l'acqua inizia a diventare insomma effervescente, quindi elimina calcare, tutto quello insomma che magari con il classico anticalcare non riusciamo a fare. Con lei, considerate che tutte le sere è messa nel vatri, quindi tende proprio tutta la notte a pulire e a detergere. Mi piace un sacco sia lui, che infatti spero di ritrovarlo prossimamente, perché l'ultima volta che sono andata alla Lidl loro non le ho più trovate, e come potete vedere ne sono rimaste un paio. Io mi ho preso un colpo, dico no, trovatemi queste pasticchette. Lo uso in concomitanza con quest'altro prodotto sempre Lidl, ed è una schiuma praticamente che viene messa nella parte superiore insomma del water, eccola qui con il suo becchetto, e si lascia agire. Quindi io la sera prima di andare a dormire passo sia la schiuma che lascio una pasticchetta dentro al water. Ragazze, sempre il bagno pulito, super fresco, ordinato come piace a me, e quindi questi due prodotti ve li consiglio assolutamente, sono praticamente dei preferiti, perché l'ho presi un mesetto abbondante fa, e quindi spero insomma di ritrovarli entrambi, perché ne farò una grande scorta. E per l'ultimo prodotto per la casa, eccolo qui, questo qui invece l'ho preso all'Eurospin, ragazze, è esclusivamente fatto per il legno, è uno spray diciamo con olio essenziale al sandalo, pulisce, rivitalizza le superfici in legno, mobili, porte e finestre. Siccome io abito in una casetta di campagna, per cui immaginerete che ne ho parecchio di legno, e quindi mi piace tantissimo, ma soprattutto il profumo è
Madonna, è favoloso, eccolo qui, insomma, ne ho consumato un bel po' e va spruzzato o direttamente sul tavolo, oppure per paura di macchiare, magari è meglio utilizzare un panno, si spruzza sul panno e poi si strofina sulle superfici in legno. È straordinario e per 4-5 ore si vede proprio il tavolo che da opaco resta leggermente lucido, proprio appunto ti dà la sensazione che è stato protetto, quindi davvero un ottimo detergente e che assolutamente vi consiglio. E niente ragazzi, io e i miei prodottini, scoperte e preferiti di questo mese, vi diamo appuntamento al prossimo video. Fatemi sapere voi sotto con un commentino se ci sono altri prodotti che dovrei provare sia per la casa che per il beauty. Io vi do un bacione grande grande a tutti voi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!